Ben ritrovati Michele Ventori dell'Ujona a Barcalcio e con il video di oggi andiamo a dare anche le pagelle per quanto concerne la porta e la difesa del Bologna Football Club in questa stagione 2022-2023. Dunque andremo a votare Skorupski, Posch, Sumauro, Bonifazi, Sosa, Cambiasso, De Silvestri, Cogiani, Schiriacopoulos, Medel, Lukumi e chi più ne ha più ne metta. Come vedete avremo quasi, se non addirittura, 10 voti da dare, non li ho contati ma sono veramente tanti. Dunque non perdiamoci in chiacchiere, fate quelle cose là dietro, iscrizione, condivisione, subito pollice alto e poi box commenti a vostra disposizione perché voglio anche i vostri giudizi, le vostre pagelle. Allora, iniziamo con il portiere, con Skorupski. 37 presenze, 49 gol subiti, 7 clean sheet e 4 gialli. È stato praticamente lui l'unico che ha difeso la porta, no, nostra rossoblù questa stagione, e anche a dispetto di quello che magari gli scorsi anni ci aveva fatto vedere, secondo me è maturato, è migliorato ulteriormente. Ora sì, lo so, voi avete nella mente il passaggio a Osimhen nella penultima di campionato, però non possiamo giudicare un portiere, un calciatore da un episodio, così come altresì non bisogna giudicare un calciatore per un episodio positivo, altresì non bisogna farlo in negativo, perché è oggettivo e penso sia sotto gli occhiali di tutti noi che Skorupski abbia fatto una stagione ben più che discreta, anzi oserei dire buona. Io per tutte queste motivazioni, anche perché è stato ben più di una volta decisivo, e ovvio nell'arco di una stagione fatta di 38 partite, 37 in questo caso suo, è ovvio che un paio di fortuni possono accadere, ok? E quindi non vanno a sporcare la stagione positiva che è stata. Per questo motivo il mio voto a Skorupski è di 7,5. E dicendo 7,5 Skorupski voglio ricordare anche quali sono i parametri nuovamente che andiamo ad analizzare poi nel voto finale, che sono quelli di rendimento, continuità, attesa e resa, peso specifico e costo, cioè investimento e l'apporto effettivo, ok, tarato con l'investimento che è stato fatto. Quindi Skorupski 7,5. Andiamo dunque alla difesa, parliamo di Sumauro. Sumauro che non partiva probabilmente, oppure che non partisse, era in dubbio la sua titolarità certa all'inizio della stagione e poi si è preso i galloni della titolarità a suon di prestazioni molto più che buone. 33 presenze, 0 gol, 0 assist, 3 gialli, 1 doppia ammonizione, quindi un rosso. Però è stata una stagione di Sumauro, secondo me, la migliore che ha fatto qua a Bologna, guarda caso, è coincisa proprio con l'aggiunta di Thiago Motta, che è riuscito a farlo esaltare ancora di più. Io a Sumauro ho dato 7 perché non mi aspettavo, sinceramente, che potesse sfornare una stagione del genere dove ha fatto vedere di aver meritato la titolarità senza se e senza ma, e anzi, e qui poi lo capirete quando parlerò di Lukumi, quello buono fra quelli centrali quest'anno, secondo me, è stato proprio Sumauro. 7. Andiamo a Sosa, l'uruguaiano giovincello prelevato dall'Uruguay, no? Che dire, inizialmente quando al pronti via è arrivato Thiago Motta l'ha subito messo in ben più di una partita in campo, l'ha messo nelle grandi sfide, quindi ha avuto sicuramente di fronte compagini difficili. Dopo un avvio che lasciava ben sperare, ma parliamo di una, forse due partite al massimo, dove tra l'altro anche in quelle aveva fatto delle cazzate difensive, ma che erano state, diciamo, dimenticate per via comunque che il risultato fu a nostro favore, che quelle cazzate non hanno appunto decretato il gol avversario, ma poi nel suo continuo di giocare appunto ci ha fatto vedere che aveva nel suo repertorio una, se non addirittura due cazzate gigantesche nel suo arco. Giocatore
immaturo dal punto di vista calcistico, giocatore che oggi non vale assolutamente la Serie A, e per me rimane un grande mistero di come sia potuto rimanere al Bologna in Serie A quando si sono acquistati altri calciatori che li abbiamo anche spesi dei soldi. Penso a Matteo Angeli, prelevato per 500.000 euro e poi girato subito in estate. E poi vedere Sosa in campo, sinceramente, qualche se e qualche ma me lo fa dire. Comunque, 10 presenze, 0 gol, 0 assist, 2 gialli, voto 5 secco, e sono stato anche buono, considerato che certamente non ci si aspettava chissà che cosa da lui. Io non mi aspettavo neanche che giocasse. Però, insomma, ragazzi, poi ha giocato ed era meglio che non giocasse, perché per quanto mi riguarda, giocatore orribile. Poi è giovane, si farà a margine di miglioramento, c'ha visione di gioco, può impostare, per carità. Ma oggi è improponibile. 5. Cambiasso. 32 presenze, 0 gol, 3 assist e 2 gialli. Dopo un avvio veramente angoscioso che ci faceva tutti dire rimandiamola alla vecchia baldracca senza se e senza ma, io devo dire che con l'aggiunta di Thiago Motta, con l'aggiunta di Thiago Motta gli ha dato un perché, e io devo anche ammettere che sulla sinistra era sicuramente il titolare, perché tra Lico Giannis, Kyriakopoulos e Cambiasso, personalmente, alla fine della fiera ho preferito che ci fosse Cambiasso, perché è un giocatore che comunque ti faceva la fascia, crossava, cercava di rendersi utile, oltre che ovviamente difensivamente, essendo un difensore, anche in proiezione offensiva, il più completo, e anche a fronte della giovane età, quindi quello con più margine di crescita. Io, per tutto questo, considerato l'inizio tremendo, ma poi l'essersi ripreso, do un voto di 6 più barra 6 e mezzo per Cambiasso, che tutto sommato alla fine non mi è dispiaciuto. Andiamo a dare i voti velocemente a Medel. Medel, 29 presenze, 0 gol, 1 assist e 5 gialli. Di queste 29 presenze ha giocato molto poco, a dire il vero, più delle comparse. Ha finito la carriera qua a Bologna, appunto, col saluto che ha lasciato 4-5 giorni fa. Io gli ho dato 6 più, perché è più un voto quasi alla carriera fatta al Bologna che quello che ci si aspettasse da lui quest'anno, però quando è stato chiamato comunque non ha mai sfigurato. Quindi sei più Medel e ciao vecchio campione. Andiamo a Lucumi. Lucumi preso, prelevato per 8 milioni. 8 milioni quest'estate, certamente la cifra è importante. Ci si aspettava dunque, secondo me, la leadership da parte sua. Io devo dire, sicuramente un calciatore che in Serie A ci può stare, sicuramente non ha sfigurato al fianco di Somaro, che secondo me era quello che comandava la difesa. Giocatore che ha margini di miglioramento, diamogli il fatto che si doveva ambientare. Tutto questo è comunque finito in crescendo, seppur secondo me ha iniziato bene. Nel mezzo ha avuto qualche debacle, anche di troppo, per poi finire bene. Giocatore che non si è mai distinto per grandi cazzate, forse a parte una quando mi pare si pigliò anche, ma da memoria, non mi ricordo, un rosso, o comunque un rigore dato, vabbè. Comunque, Lucumi io gli do 6 e mezzo, 6 e mezzo perché per il prezzo io mi aspettavo di più, sono sincero, c'era molto hype su questo calciatore e a me sinceramente è piacciucchiato. Non mi ha convinto del tutto. Comunque, 6 e mezzo, stagione positiva, vuol dire. Andiamo a Lico Giannis. Lico Giannis, 21 presenze, 2 gol, 0 assist e 3 gialli. Io mi aspettavo anche che ne giocasse di meno. Ha fatto anche dei gol utili, ovviamente. Io gli ho dato 6 più. Tutto sommato, come rincalzo, ovviamente, come rincalzo. Quest'anno c'è stato, certo è in prospettiva, secondo me c'è sempre da toccarsi un po' di più i maroni. Comunque quest'anno il 6 più io gliel'ho consegnato. De Silvestri, 15 presenze, 1 gol, 0 assist e 1 giallo. Il gol alla fine, giocatore che ormai è un ex giocatore per tanti motivi, anche lui saluta, e anche lui ho voluto dare comunque un 6, perché soprattutto se ne va, e io sono molto contento di questo, e quindi come si può non dargli 6 a De Silvestri? Ciao anche te, carissimo. Arriviamo a Posch. Posch, vera sorpresa di questa stagione, oserei quasi dire, forse se la batte con il, anzi, senza forse, secondo me, è un mio secondo me,
il giocatore dell'ultima campagna acquisti migliore che si è preso, anche più del Ferguson. Posch ha dato tutto, difesa, attacco, scendeva, di testa, gol, assist, 30 presenze, 6 gol, 2 assist, mi pare 6 gialli o 5, insomma, buono, veramente buono come il pane, considerato che l'abbiamo pagato pochissimo, era un diritto, quindi non l'abbiamo neanche pagato quest'estate, quella scorsa estate l'abbiamo riscattato questa 5 milioni e mezzo, ma vale più del doppio, veramente sontuoso e chi l'avrebbe mai detto. Voto 9, 9 meritato giocatore indiscusso, e se io penso che c'era all'inizio chi non lo faceva giocare e chi addirittura, no, un po' contestando, diceva: ma chi mi avete comprato, che manco so chi sia, ragazzi, mamma mia, lasciamo Ster che va, è meglio. Voto 9 a Posch, giocatore sontuoso. Chi rimane? Penso abbiamo ottenuto per uno, no, Kyriakopoulos. Kyriakopoulos, 12 presenze, 0 gol, 2 assist, 2 gialli, è arrivato a gennaio, ci si aspettava di più? Ma probabilmente sì, io devo essere onesto, io mi aspettavo qualcosa di più. Poi ha avuto la labirintite che gli ha impedito di fare l'ultima parte delle ultime partite, gli ho dato comunque 6, mestierante. Lo andrei a riscattare per 2 milioni e mezzo di cui si parla? Assolutamente no, assolutamente no. Io, il mio giudizio, poi è duttile, per carità, può giocare in difesa, in attacco, il Bologna quasi sicuramente, magari anche alla luce delle ultime dichiarazioni di Sartori, proverà a riscattarlo magari ad un prezzo più favorevole. Ci può anche stare, no? Se è venuto a un milione, se verrà a un milione, però sinceramente nelle partite che ha giocato ci ha rubato l'occhio oltremodo? No, 6, ha fatto quello che, senza arte ne parte, senza sfigurare, per carità, però poca roba. Finiamo con Bonifazi, che mi pare l'abbiamo tenuto per ultime, abbondonde, oserei quasi dire. 13 presenze, cioè, Tiago Motta ne sa una più del diavolo, 13 presenze, come presenza ha giocato meno lui di De Silvestri. 0 gol, 0 assist e 2 gialli. Beh, insomma, mi sembrano numeri impietosi che raccontano come Tiago Motta abbia creduto veramente in questo baldo giovine. Va detto che era infortunato, perché so già che arriverà il parente, no, di turno, e sappiamo tutti a chi mi riferisco, che dirà: lei non è obiettivo, lei, poi non senti il voto che gli do alla fine, al che bisogna poi che si stia zitti, perché appunto, ripeto, rendimento, continuità, attesa e resa, io da Bonifazi non mi attendo niente, quindi figuriamoci, peso specifico, costo, investimento, apporto effettivo. Ovviamente quest'ultima voce è a suo discapito, perché pensare che Bonifazi ci sia costato 6 milioni di euro, che giocano 13 presenze, fortunatamente, se si va a vedere l'accumulata, saranno su per giù in realtà nette 9-10 presenze, perché ha giocato, mi pare, di media 69 minuti in queste 13 presenze. Quindi questo è in difetto. Certamente che io, come attesa quest'anno, non mi aspettavo niente, mi aspettavo i disastri degli anni scorsi, invece sono rimasto anche piacevolmente sorpreso nel vedere che quando ha giocato o non ha fatto cazzate, o perlomeno non gigantesche come ci aveva abituato, quindi tutti i santi aiutano, io per questo lo voglio ringraziare e gli do 6. Pensate, io che do 6 a Bonifazi per la stagione, mi è rimasto il più in panchina, quando è entrato non ha fatto cazzate gigantesche e non continuate. Cosa vogliamo più? Forse era da dargli 9, forse era da dargli un voto pari a un Posch. Guardate, vi dirò anche, da rivalutare, rivalutatemelo voi qua sotto nel box commenti eventualmente, ma il mio voto, ripeto, è 6. Direi di avere dato voti a tutti, Posch 9, Somaro 7, Bonifazi 6, Sosa 5, Cambiasso 6 più 6 e mezzo, De Silvestri 6, Lico Giannis 6, Kyriakopoulos 6 più, Kyriakopoulos 6, Medel 6 più, Lucumi 6 e mezzo, questi, ricapitolo, dei voti dati, e ovviamente Skorupski abbiamo detto 7 e mezzo. Michele Vintori, con questo chiudo le pagelle ai reparti, poi faremo un video per il Bologna, no? Voto totale a questa stagione, andando a vedere appunto tutto il resto che c'è da vedere, così che chiudiamo questo capitolo.
E poi continueremo il capitolo calcio mercato, perché ne sono spuntate delle nuove, quindi rimanete qui in ascolto. Campanaccio sempre attivo e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiera da bar!